Unipol incontra la comunità leccese. Oggi il primo appuntamento di un ciclo di tre iniziative organizzate dal Consiglio regionale Unipol della Puglia, formato da rappresentanti di CGL, CISL, UIL, CIA, CNA, Confesercenti e LegaCoop. Green Economy e sostenibilità ambientale, i temi affrontati al tavolo di discussione allestito negli spazi delle officine Cantelmo. Da sempre il gruppo Unipol, assicurativo e bancario di matrice cooperativa e sociale, fornisce un grande contributo alla crescita economica attraverso il sostegno della cooperazione alle piccole e medie imprese, favorendo lo sviluppo del territorio. Unipol da tempo ha fatto della sostenibilità uno dei paradigmi del proprio sviluppo. Per noi sostenibilità significa puntare ad una crescita in campo assicurativo, in campo bancario, in campo finanziario, che non sia fine a se stessa, ma abbia due elementi di fondo: sia appunto sostenibile del tempo, cioè crei valore per il gruppo stesso, per i suoi azionisti, per tutti i suoi stakeholder, e nello stesso tempo sia utile alle organizzazioni, alle persone che nel mondo Unipol hanno una fondamentale importanza. Penso appunto a LegaCoop, alle organizzazioni che rappresentano le cooperative, alle organizzazioni sindacali, alle organizzazioni dei lavoratori autonomi e della piccola e media impresa, che dal punto di vista anche della propria capacità di rappresentanza, di organizzazione, di presenza sul territorio, nel rapporto con il gruppo possono avere un valore aggiunto. Non è un caso che Unipol abbia scelto proprio la Puglia. La nostra regione infatti rappresenta un importante punto di partenza, assume un ruolo trainante nell'Italia meridionale per una crescita che si colora di verde. Noi come gruppo abbiamo un impegno pluriennale su queste tematiche, un impegno che quindi lega, oltre a tematiche interessanti di economia, tematiche importanti che sono al centro del nostro gruppo: la sostenibilità ambientale, la sostenibilità economica, concetti molto legati tra di loro, la lungimiranza nell'azione e l'impegno per lo sviluppo del territorio, che è molto sentito ovviamente in tutte le regioni meridionali ed in particolare in questa, che da una parte è una regione dell'Italia meridionale e dall'altra è una regione importantissima per lo sviluppo di tutto il sud e di questa energia in particolare, dove ha svolto da sempre storicamente un ruolo di avanguardia insieme alla Sicilia, direi, nello sviluppo di tecnologie e di idee di sostenibilità. Il gruppo finanzia ed appoggia tutte quelle iniziative che mirano a ripulire il mercato di quella macchia nera che è l'illegalità, l'infiltrazione mafiosa, il deterioramento del territorio anche da un punto di vista ambientale. La sinergia tra gruppo Unipol e il mondo delle cooperative nasce proprio da questa radice comune, guardare cioè alla green economy come possibilità concreta di sviluppo. Tra le diverse iniziative promosse dal gruppo, anche quella volta a curare il rapporto tra banca e imprese nell'ottica della finanza etica. Tale iniziativa coinvolge un gruppo informale di dottorandi e ricercatori dell'Università del Salento. Noi abbiamo creato un incubatore di imprese etiche e sostenibili. Per quanto ci riguarda, diciamo, la nostra presenza qui è legata al curare il rapporto banca-impresa tra le imprese che incuberemo, le imprese incubate, e appunto le banche che dovranno finanziare la loro attività. Nell'ottica della finanza etica, è quella la direzione più recente verso la quale si sta direzionando la finanza, intendiamo stabilire con le banche un rapporto, un sistema informativo che vada oltre alle tradizionali informazioni di carattere economico o finanziario, per andare, diciamo, sulla rendicontazione sociale ed ambientale, posto che la finanza etica mira a finanziare attività che abbiano un impatto ambientale controllato e creino valore sociale. Una missione, quella del gruppo, percepita in maniera positiva dalla comunità leccese e dai giovani in particolare. Che cos'è per lei Unipol? Credo una compagnia di assicurazioni che comunque sia valida a livello nazionale per quello che comunque si sente, e penso che comunque possa dare fiducia comunque a tutti i suoi assicurati. E che cosa può fare Unipol in questo contesto sul nostro territorio? Potrebbe anche, non so, aiutare magari le aziende a dare man forte per appunto proteggere l'ambiente con investimenti, o comunque aiutare nell'investimento le imprese.